Dispendio di energie e di risorse per discutere del tratto di 106 che collegherà Sibari a Rossano. Ci si divide sulla progettualità in ambito locale, mentre a Roma si utilizzano le divisioni per prendere tempo e magari distogliere quel poco di finanziamento a beneficio di altre aree, come d'altronde è già avvenuto nel lontano passato, quando le divisioni traevano origine dai proprietari di aree minacciati dal vessillo dell'esproprio, i quali esercitavano pressioni sulle amministrazioni al fine di osteggiare le proposte progettuali. Il segretario della CGIL comprensoriale, Giuseppe Guido, anche in questo caso paventa forti preoccupazioni. E solitamente dentro la divisione territoriale chi ha come obiettivo quello di non finanziare opere al sud aspetta semplicemente nella divisione di prendere le risorse e spostarle da un'altra parte. Ancora oggi molti pendolari a fatica riescono a raggiungere la Puglia, sia su rotaia sia su gomma, a causa degli orari capestro programmati dalle società che operano nel settore della mobilità pubblica. Non si assume consapevolezza della complessità della problematica trasportistica e si perde tempo a discutere della Rossano-Sibari. Il sindacalista, dal canto suo, propone la convocazione di un tavolo tra le parti. Sediamoci tutti insieme intorno ad un tavolo con ANAS, con il Ministero, con le progettualità sul tavolo e facciamo un'analisi costi-benefici di ogni singola progettualità possibile. La CGIL si dice contraria ai commissariamenti e ai progetti calati dall'alto, ma avverte il peso dei privati che condizionano le amministrazioni locali. Con un tavolo comune dove dentro ci sono rappresentati tutti gli stakeholder territoriali non ci possono essere interessi di proprietari terreni che scavalcano quelli della collettività.